Cercheremo di non fare troppi danni. Cercheremo di non fare troppi danni. Sono venuta apposta per farli, però. Ah sì, con questa intenzione, va bene, va bene, va bene. Allora, innanzitutto chiedo, io di solito do del tu. Sì. Do del tu a tutti, con i politici, sai, c'è sempre un, non so, da stare in guardia. Ci diamo del tu? Sì. Ci diamo del tu, ok, perfetto. Come stai? Bene. Come va? Che periodo è? Sei nel periodo in cui inizi a realizzare? È un periodo in cui non ci si può fermare? Che periodo stai vivendo? Ma è un periodo molto bello, intenso sicuramente, non ci siamo ancora fermati dalla sera, dalla notte delle primarie, quindi a un certo punto, non so, sverrò, mi dovrete, sì, raccattare col cucchiaino da bordo campo. Se però trovi un bel posto, dimmelo che vengo anch'io, mi metto di fianco. Bravo. Perché anch'io sono in fase, sì, devo in fase dire calante. Che già la poltrona è comodissima, è tipo antistress. No, stai con me, non ti mettere troppo comodo. Allora, no, è un periodo bello, una partecipazione straordinaria, mm-hmm, 1 milione di persone, non era scontato perché venivamo da un periodo molto difficile, dopo alcune sconfitte pesanti. E si è risvegliata una speranza, quindi anche il clima andando in giro è molto cambiato e questo ci motiva e ci dà una responsabilità a cambiare davvero le cose. Metti anche un po' d'ansia però, perché sei stata presentata come l'agente del cambiamento, la segretaria della speranza. È come presentare un comico dicendo adesso quello che vi farà ridere più di chiunque altro al mondo, che entra un po' in soggezione. Tu senti questo peso? Assolutamente sì. E ti piace, mi sembra di capire. Sì, nel senso che sapevo e sapevamo quello che ci aspettava. Mm-hmm. Una strada in salita, abbiamo messo le scarpe comode apposta, una grande responsabilità di costruire un'alternativa a chi oggi governa questo paese e farlo dopo anni di, come posso dire, disillusione verso la sinistra, verso il Partito Democratico. Quindi la sento tutta, un po' d'ansia da prestazione c'è, però è quello che ti motiva ogni giorno a cercare di rimanere coi piedi molto saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno. Disillusione che ha allontanato anche un po' anche i ragazzi dalla politica. Tu parlavi di grande partecipazione. Sabato c'è stata una manifestazione con un sacco di gente, c'è stato un boato quando sei apparsa. Che mattinata è stata? Era una manifestazione per questa, questa piccola novità che ha riguardato Milano, in cui non sarà più possibile registrare i figli delle coppie arcobaleno. Che mattinata è stata? Beh, una mattinata molto bella, ma anche di grande preoccupazione. Una manifestazione di tantissime famiglie meravigliose, famiglie omogenitoriali, le cui figlie e figli vengono purtroppo ancora molto spesso discriminati. E quindi volevamo essere al loro fianco, come sono stata sempre in tutti questi anni, semplicemente per chiedere e riconoscere che quelli sono diritti fondamentali. Non si è mai fatta nella storia inclusione sociale escludendo o negando il riconoscimento alle persone, negando il riconoscimento ai diritti. Quindi io credo che, insomma, bisogna lottare di più, perché la pressione che è stata fatta sul comune di Milano, ma adesso anche sappiamo sul comune di Padova, per smettere di trascrivere è frutto di un'ideologia che guida questa maggioranza di governo, che ci vuole riportare molto indietro nel tempo. Invece quelle famiglie chiedono di essere in Europa, chiedono di essere nel futuro, chiedono finalmente che le loro figlie e figli possano essere riconosciuti come tali, come lo sono anche nel resto d'Europa. Ecco, quindi questa è la... Sì, ma al di là di questo, che mi sembra sinceramente incredibile, sia un atto ovviamente dovuto, quali sono i vostri progetti su più ampia scala per le famiglie omogenitoriali? Su questo abbiamo già depositato un progetto di legge che in realtà è il frutto dell'impegno e del lavoro delle associazioni, dell'Associazione Famiglia Arcobaleno, della Rete Lanford, se ne è occupato per noi Alessandro Zan, anche le altre opposizioni hanno delle proposte in questa direzione. E nella nostra proposta c'è finalmente il matrimonio egualitario, perché il collante fondamentale di ogni famiglia deve essere l'amore e bisogna, diciamo, difendere il diritto di amare chi ti pare, a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Ci sono le adozioni e c'è quello che era nel regolamento europeo che questa maggioranza di governo ha voluto ideologicamente bocciare. E dice una cosa banale, cioè se sei riconosciuto figlio o figlia in Spagna, in Germania, è giusto che tu lo sia
anche in Italia, cioè il riconoscimento transfrontaliero del suo status di figlio. Questo non incide nel diritto di famiglia, che rimane una competenza nazionale, semplicemente dice che quei figli e quelle figlie hanno diritto di essere riconosciuti e registrati all'anagrafe. Quindi noi questo chiediamo, ecco. Chiaro. Un altro tema fondamentale è quello dell'ecologia. Dire di essere ecologisti è un po' come dire voglio la pace nel mondo, ovviamente è una cosa che in linea teorica tutti vogliamo. Hai visto il video di Nardella? Immagino di sì. Ho visto il video, i video di Nardella. Cosa ne pensi? Di come si è comportato lui e un po' di questo movimento? Perché poi noi ne abbiamo parlato più volte qua, i ragazzi giustamente, quando uno fa una protesta, la protesta può anche essere scomoda. Volevo sapere un po' il tuo punto di vista. Ora io penso questo, penso che al di là del metodo scelto, che è un metodo che io posso non condividere, non dobbiamo però fare l'errore, secondo me, di guardare troppo il dito e non la luna, a cui quella mobilitazione di ultima generazione, ma anche quelle di Fridays for Future e di Extinction Rebellion stanno mostrando. A me cosa piace di quella mobilitazione? La consapevolezza che loro stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. Se ci pensi, quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma di una pandemia che ha colpito duramente il nostro paese e le nostre comunità, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva più di noi. Ma se l'abbiamo fatto sulla pandemia, perché non lo facciamo invece sul clima, su cui da decenni gli scienziati ci dicono... Però la domanda... Allora, adesso dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità. Quello che mi chiedo io è perché non lo facciamo? Non riesco a trovare una risposta. Mi immagino che sia molto più complicato di così, credo. Però te lo chiedo tra pochissimo, ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo tra poco con Ellie Schlein. A stasera c'è Cattelan. Bentornati a Stasera c'è Cattelan. Partendo dallo scatto da Avengers di Nardella, stavamo parlando di ambiente. Quello che dicevi tu era molto giusto e molto condivisibile e quasi inattaccabile. Per cui mi chiedo, come mai non si fa? Nel mondo in cui viviamo, secondo te, è possibile pensare di premere il tasto off, di eliminare di colpo le fonti di energia fossile e switchare completamente su una linea più green? È una conversione ecologica, va accompagnata, bisogna metterci le risorse, bisogna metterci gli investimenti nelle competenze, bisogna secondo me accompagnare le imprese, specialmente quelle piccole e medie, a innovare i propri processi con delle nuove tecnologie per ridurre gli impatti negativi sull'ambiente. Però ci sono intorno a noi, già in Italia, 400.000 imprese che stanno innovando, perché alla fine l'economia circolare conviene, cioè permette di risparmiare. Faccio un altro esempio, l'efficientamento energetico permette di ridurre strutturalmente le bollette delle famiglie. Quindi è chiaro che diventa una strada conveniente se accompagnata da una politica che abbia questa visione. Ma io credo che non abbiamo alternative, perché è la responsabilità più grande che abbiamo verso le prossime generazioni. Fortunatamente e finalmente l'Unione Europea mette delle risorse nel famoso Next Generation EU, quindi nel PNRR, per andare in questa direzione. Bisogna che l'Italia li usi bene, naturalmente. Se non è stato fatto fin qui, credo che sia anche in parte perché la politica troppo a lungo ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili piuttosto che quello che dicono gli scienziati almeno dalla fine degli anni 70. Però si può fare, si può abbracciare questa strada, ad esempio quella delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche, perché sono strade convenienti. Sai cosa inquina tantissimo? Twitter. Sì. Esatto. Twitter inquina tantissimo, perché no, perché è vero, perché uno hanno dei database, pensa, uno non ci pensa, i nostri telefonini, i social network che utilizziamo inquinano. Anche i messaggi su WhatsApp inquinano tantissimo, ma Twitter inquina e a volte bisognerebbe pulirlo, Ellie. Allora, appena sei stata eletta, sono usciti un paio di tweet, sono andati a scavare su alcuni tuoi vecchi tweet. Quello che ti volevo chiedere è, non ci hai pensato a levarli o hai detto, ma sai che c'è, chi se ne frega? Non ci ho proprio pensato. Non ci hai pensato. Allora, uno è questo, che parla di Marco Travaglio, dice, e quel sorrisetto del cazzo di Travaglio che potrebbe avere solo uno stronzo che ha altri due passaporti nella tasca interna del cappotto. Non ti è venuto in mente, ma cosa avrò scritto nel 2000? Questo era 2000?
nel 2013, cosa avrò scritto nel 2013 che potrebbe ritorcermisi contro? Beh, a parte che non pensavo di fare politica in modo così attivo, diciamo. Era un periodo in cui facevamo satira politica anche dura. Era un periodo in cui contestavamo l'ipotesi delle larghe intese. Adesso mi sono anche sentita con Travaglio, ci siamo fatti una risata. Lui ha ricostruito anche diciamo, il suo. Sì, quello che stava dicendo in televisione quella sera. Certo. Sono passati 10 anni. Sì, 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 sì. Però probabilmente era la rabbia di chi non voleva vedere in quella fase il Partito Democratico fare le larghe intese con Berlusconi, perché così è iniziata la mia carriera politica. È iniziata facendo Occupy PD contro le larghe intese. Ci abbiamo messo 9 anni, poi l'occupazione effettivamente è riuscita. L'altro riguarda Sanremo. A quell'epoca era il 2014, presentato da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Solo noi prendiamo le due voci più sgradevoli dello spettacolo italiano per condurre il programma più lungo dello spettacolo italiano. 2014. Tu sei stata che tempo fa? Ne avete parlato? O hai evitato? Sì, no, sì, certo, mi sono scusata raccontando che noi teniamo ogni anno, dal 2009, un gruppo di ascolto di Sanremo. Sì. Dove affiliamo le unghie, ma è un modo per divertirsi e scanzonare. Ma è anche siccome il modo la condizione allora di Fazio e di Littizzetto era impeccabile, ci dovevamo buttare su delle robe. Peraltro, diciamo, era una battuta sul suono e la melodiosità della voce e non certo sui contenuti, perché devo dire che anche ultimamente ci ha dedicato una lettera molto bella a me, a Giorgia Meloni, Luciana Littizzetto, ma ancora più bella che quella ho trovato quella dedicata alle vittime di Cutro e della tragedia che c'è stata a Crotone. Per cui ecco, voci tra le migliori. Tra le altre cose, hai parlato male di Fazio, ma ti hanno eletta comunque, quindi voglio dire, sei riuscita. Parlavi prima di questo periodo qua, eri giovane, tu hai studiato a Bologna, no? Ho studiato all'università Bologna. Hai fatto Bologna. Anche il DAMS. Sì, è vero. Hai fatto quella fase, hai avuto anche tu quella fase birrette sotto i portici? Credo di non averla mai terminata, quella fase, diciamo. All'università, insomma, così, quando è venuto da noi Marco Cappato un paio di mesi fa, è venuto e abbiamo parlato del tema della legalizzazione delle droghe leggere. Tu cosa ne pensi? Sono favorevole e penso che sarebbe un buon modo di contrastare le mafie. Un buon modo di contrastare le mafie e la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta in diversi stati, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra insomma che c'è un uso più consapevole, che non è un incentivo all'utilizzo soprattutto per la fascia più adolescenziale, ed è sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce, diciamo, il traffico di cannabis. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada. Secondo te sono anche questi i punti di vista che ti fanno molto apprezzare anche da una fascia molto giovane, anche perché tu hai anche un portato un po' nerd da amante di videogiochi, no? Sei un'appassionata di videogiochi, cioè questa cosa ti avvicina alla gente, secondo te? Non lo so. Stai giocando a qualcosa adesso ultimamente? Cioè hai ancora tempo di giocare ai videogiochi o è finito il tempo? Solo la notte per decomprimere, ed effettivamente durante la campagna di primarie facevamo 5 comizi al giorno, quindi no. Anch'io solo di notte, Call of Duty con Alessandro Borghi, tra l'altro. È vero? Sì, facciamo dei tornei tu? Ma diciamo Valhalla, ho finito tutti gli Assassin's Creed. Gioco a Mario Kart con le mie nipoti che ormai mi battono, certo, già, quindi stiamo crescendo un'altra generazione, sì. Ma soprattutto sono una nerd degli anni 90, orgogliosamente, quindi sono cresciuta con le battute di Monkey Island, di queste grandi saghe. Ah, certo, certo, certo. Salveremo il mondo con un pollo di gomma, con una carrucola in mezzo. Con carrucola in mezzo, grande. Ho visto che c'è chi ha fatto anche degli editoriali, mi sembra Sallusti. Lo ringrazio perché il pollo di gomma con carrucola in mezzo non aveva mai avuto tanto onore nelle cronache. Eh beh, certo, certo, ma sono citazioni importanti. Noi ogni tanto facevamo un gioco sugli anni 90, pezzo di nerd si chiamava. Bravo. Se torni un altro giorno lo facciamo. Sai cosa dicevamo noi? Che l'unica lega buona è la lega nerd. Perfetto, perfetto, perfetto.